Waka waka. Quello è Hesham e questo qua è Rush. Rush antipatico. Tipatico. Cattivo, guarda, tu l'hai fatto. Hesham e Ina, Ina è già andata sotto. Siamo arrivati qui sopra a circa 150 km da Kuching, partiti questa mattina. Siamo in direzione Sibu, credo che questa cosa si chiama Sibu. Sri Aman. Non siamo ancora arrivati a Sibu, ma Sri Aman, credo che si chiami. È una piccola cittadina su una, credo una diga, un lago, non so. This is the river and dam. Sembra che ci sia un... Comunque sì, stavo dicendo, siamo arrivati qui, andremo ad avere un po' di... insomma, di pasto, insomma un pranzo, e il giorno qui mi ha appena detto che c'è una storia particolare rispetto a questo fiume qui. Adesso ce lo facciamo raccontare, però purtroppo lo dovrò chiedere in inglese e ce lo racconterà in inglese anche lui. Ok, so, what is the name of this river? There's something special to it. This what is happened? special place about this. There will be a tidal bomb. Like a tsunami? Just a small tsunami. Uh-huh. It happened only one tsunami. And you know, yeah. What is it caused by? It is caused by the level of the sea. Uh-huh. Is above the level of the river. Okay. So the flow of the sea going into the river. So we push the river? Push the river up from up. Up to upstream and yes. And does it cause any damage? It doesn't. No, so it's just like a gentle wave. Gentle wave. Last month they do have a Benang festival, uh-huh, whereby foreign surfers coming down, uh-huh, to enjoy. Surfers. That sounds good. Maybe we can listen a little. There will be a shop greeting. Thank you. Okay, ci ha appena detto che la storia particolare di questo fiume è che molto probabilmente, non me ne sono ancora accorto, però molto probabilmente saremo a una distanza ridotta dal mare. A causa della marea, questa differenza di profondità del mare spinge l'acqua verso l'interno e causa questa onda anomala più o meno, ma non distruttiva. Questo fenomeno avviene una volta al mese. Ed è, come dicevo, non causa nessun tipo di danno né a persone né a cose, né tantomeno all'ambiente. Però insomma è suggestivo, diciamo, una caratteristica di questa cittadina che si trova circa a una cinquantina di chilometri a sud di Sibiu. Ok, andiamo a mangiare. Bye bye.